Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come vedete è diverso dal solito, siamo in macchina per andare a lavoro. Cosa faccio in questo video? Vi racconto brevemente la mia esperienza automobilistica da 2 anni e mezzo a questa parte, da quando ho praticamente la patente. Premetto che sono stato fortunato in quanto mia mamma, tra virgolette, mi ha lasciato in eredità, tra virgolette, una DR0 che fino a quel momento, quindi fino a maggio 2021, aveva macinato soli 15.000 km, perché mia mamma la usava solo ed esclusivamente per andare a lavoro, quindi lavoro casa, casa lavoro, quindi non è che macinava chissà quanti chilometri. Quindi dopo 5 anni la macchina aveva solo 15.000 km, quindi diciamo che era ancora tra virgolette nuova. Una DR0 doppio motore, quindi ibrida, GPL e benzina. È un 1060 qualcosa cavalli, non è nulla di che, però per quello che doveva fare mia mamma e per quello che dovevo fare io era una cosa top, perché comunque anch'io quando dovevo andare a lavoro era molto facile spostarsi, perché una è piccola, aveva il GPL che costa relativamente poco e quindi si poteva risparmiare anche qualcosina per il pieno. Quindi nel 2021 è iniziata la mia esperienza con la DR0. Il primo anno è andata tutto bene, poi iniziavano i problemi, perché comunque dopo un anno andando a lavoro, andando qua e là, cazzeggiavo in giro, quindi i chilometri li macinavo, quindi iniziavo ad utilizzare effettivamente tanto questa macchina. La macchina che cosa fa? Inizia ad avere i primi problemi. Il primo problema è stato il finestrino. Il finestrino non si abbassava più e per un periodo, più o meno da settembre, no, facciamo agosto, agosto fino a novembre ho dovuto tirare su e giù il finestrino con la mano, anche se il motorino mi permetteva di abbassarlo, alzarlo solo per metà finestrino, quindi diciamo che avevo caldo in estate e freddo in inverno, perché l'aria condizionata, se la utilizzavo, molto probabilmente mi usava troppa benzina, troppo GPL e la macchina andava molto lenta, quindi è una macchina molto molto piccola, quindi diciamo che i consumi sì sono relativamente bassi, però se iniziamo ad accendere quello, iniziamo ad accendere quell'altro, la macchina consumava un sacco, andava strapiano e in salita dovevi mettere per forza la prima o la seconda, neanche la terza. Quindi diciamo che era un problema non avere il finestrino. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo smontato la portiera e abbiamo visto che il motorino del finestrino era completamente spappolato. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso su internet un pezzo di ricambio che ci è arrivato pure sbagliato, e cambiando gli ingranaggi siamo riusciti praticamente a mettere il motorino alla portiera. Un casino, perché la portiera è un pezzo unico, tutto saldato, e ci sono 4-5 viti che praticamente ti permettono solo di staccare un pezzo di plastica. Poi per mettere la mano dentro dovevi fare un casino, quindi lasciamo perdere. Quindi il primo problema è stato il motorino. Il secondo problema è stato alla macchina, nella parte posteriore della macchina, nelle ruote. Si sentiva un rumorino molto molto forte, metallico. Nel primo periodo ho detto vabbè, sono le pastiglie, faccio l'ordine oppure vado in negozio e le compro. Ho detto vabbè, tanto non è un problema, tanto la macchina frena, non è quello il problema. Alla fine cambiato le pastiglie, quindi sono andato a comprarle, le abbiamo montate in autonomia e il rumore persisteva. Pensavo fossero le pastiglie che effettivamente dovevano carburare, quindi si dovevano un po', diciamo, livellare, consumare prima di entrare in funzione. Quindi ho fatto passare una settimana, 2 settimane, e il rumore ancora persisteva. Allora ho detto facciamo che la porto dal meccanico e vediamo che cos'è. Buona, il primo giorno io l'ho lasciata, già al secondo giorno mi dice che era un problema ai tamburi posteriori della macchina, e quindi lì mi ha fatto un preventivo sui 400 euro, e lì per lì ho detto porca puttanazza, che palle, 400 euro per una macchina che vale pochissimo. Cioè alla fine la macchina è stata comprata a 9.000 euro, full optional, però comunque diciamo che 400 euro dopo 6 anni era anche un po' tanto, perché la macchina sicuramente aveva perso di valore. Cosa faccio? Spendiamo questi 400 euro. Dopo 2 settimane persiste il problema e ho detto cazzo, sono partito per le ferie, ho detto vabbè, il problemino lo risolvo più avanti. Niente da fare, torno, perché la macchina è rimasta ferma 2 settimane, non si accende più la macchina. Perché? Perché la batteria si era
completamente scaricata. Allora la metto sotto carica, l'accendo e la spengo, l'accendo con i cavi, eccetera. Io adesso sono fermo, quindi posso guardare la telecamera. Quindi effettivamente la batteria era scarica e ho iniziato a caricarla. La batteria si è riscaricata di nuovo dopo che mi ha, tra virgolette, mi ha lasciata a piedi. Cosa faccio? Rimetto la batteria vecchia, perché era già stata sostituita quella batteria. Rimetto la precedente batteria e tutto andava a gonfie vele. Dopo 3 settimane, stessa cosa, non è andata. Io in tutto ciò comunque avevo già ad agosto preventivato il cambio della macchina, quindi avevo già ordinato la mia nuova macchina. Ho ordinato una Toyota Yaris Cross, che tra 2 giorni, quindi questo video durerà tipo 3 giorni, quindi tra 2 giorni andrò a ritirarla. E in tutto ciò questa macchina mi ha creato un sacco di problemi, questa DR0, tra i tamburi, tra le pastiglie, tra la batteria e il motorino del finestrino. Mi ero rotto le balle di spendere soldi per una macchina che poi effettivamente non è più mia, e non con l'andare del tempo non sarebbe più diventata una macchina performante. Quindi ad agosto ho deciso di ordinare questa Toyota Yaris Cross e mi sono deciso di aprire un finanziamento con Toyota. Adesso in questo momento sto guidando una Toyota CHR di mio papà, perché ovviamente non ho voluto utilizzare la mia DR in questo periodo, perché magari se si creava un altro problema devo spendere altri soldi su una macchina che effettivamente non sarà più mia tra 2 giorni. Quindi mi sto spostando con questa macchina per comunque tamponare il fatto che mancano pochi giorni al ritiro della macchina. Niente, ora ci rimettiamo la cintura. Sono andato a lavoro, cioè sto andando a lavoro, quindi sono nel parcheggio del centro commerciale. Adesso scendiamo giù dal parcheggio e vi faccio vedere i consumi di questa macchina. Diciamo che sono andato relativamente piano, non piano, i miei 70-80 orari di media, perché comunque ci sono tanti autovelox in questa zona, quindi non è bello sforare con i chilometri con una macchina che non è mia, e quindi non voglio creare problemi a mio papà. Quindi diciamo che sono andato relativamente piano, perché uno, non è la mia macchina, due, comunque è una macchina sì che ha tutta la sicurezza del mondo, però è una macchina che costa molto di più della DR e non voglio creare problemi. La Toyota Yaris Cross comunque mi arriva tra 2 giorni. Farò il video sulla DR, l'ultimo video tra virgolette di guida della DR, e poi ci sposteremo sulla Toyota Yaris Cross, e lì inizierà, diciamo, un periodo di vorrei dirvi una cosa, ma sto cercando parcheggio. Inizia il periodo di video con la nuova macchina, quindi vi faccio vedere effettivamente quanto consuma una Toyota Yaris Cross, quanto performa una Toyota Yaris Cross e comunque i costi di manutenzione e comunque di benzina eccetera, di pieni. Ora sto parcheggiando vicino a una colonna e sta suonando il sensore. Buono, mettiamo in P e ora vediamo quanto ho consumato in questo viaggio verso il lavoro. Ok, ora la macchina ha lo schermino qua, schiacciamo start and stop, quindi spegniamo la macchina ed effettivamente ci dirà quanto abbiamo fatto per chilometri litro. 33.1 chilometri a litro, 14 chilometri effettuati, 64% sono andati in elettrico, durata viaggio 23 minuti. Ve l'ho detto, sono andato piano e ci siamo fermati su nel parcheggio 3 minuti, quindi diciamo che tutto sommato è un ottimo risultato. Diciamo che comunque queste macchine performano un sacco, e ho deciso di cambiare macchina anche perché mio papà c'ha una Toyota CHR, mia sorella ha una Toyota Yaris Cross uguale a quella che ho preso io, ovviamente colorazione diversa, però comunque ho voluto testare tutte e due le macchine prima di effettuare l'ordine. Mi sono trovato bene e ho deciso di comprare una Toyota Yaris Cross. Adesso vado a lavoro, poi ci vediamo poi nel caso quando entrerò nella DR.